Allora, la cucina del St. George Premier è una cucina, definiamola polivalente, dove facciamo praticamente un po' tutto nel senso sia mare che terra. Siamo specializzati soprattutto in risotti, infatti facciamo questo piatto che è il risotto al fine champagne, che arriva, pensate, con la ricetta dal 1964, che è stata praticamente l'anno di apertura del San Giorgio. E non è mai cambiata, sì, ritoccata, riguardata, ma alla fine è sempre la stessa ricetta che piace a tantissimi clienti, infatti tornano per mangiare soprattutto il risotto. Ma oltre a questo piatto storico, abbiamo unito una cucina però anche moderna, addirittura con piatti chiamati surf and turf, che è l'unione tra la carne e il pesce nello stesso piatto. E comunque toccando un po' tutti, diciamo, i piatti a livello anche mondiale. Facciamo le tartare, facciamo le battute di manzo al coltello, diversi tipi di risotti, come dicevo, tra cui uno molto moderno che è con le ortiche e le acciughe del Cantabrico, quindi una sfida abbastanza complicata a livello di salinità del piatto. E ovviamente anche pesce pescato fatto sia al sale, sia alla mediterranea oppure alla mugnaia, quindi cerchiamo comunque di mantenere, come dicevo, una cucina sia moderna che comunque anche con una tradizione. Quello è comunque il nostro obiettivo. E un altro obiettivo che comunque ci siamo prefissati, essendo una villa per eventi, ed è la cosa che sono contento di dirlo, ci riesce meglio, è appunto la banchettistica, quindi fare piatti non solo per 10-15 persone, ma banchetti da 150-200 persone dove facciamo il risotto. Quindi fare il risotto per un numero così elevato di persone non è sempre facile. Devo ammettere che comunque i nostri cuochi sono molto bravi a fare questo, sia per quanto riguarda il risotto, sia per quanto riguarda tutto ciò che sono i secondi, i vari tagli di vitello e comunque anche pasta e soprattutto anche dolci, perché noi abbiamo la pasticceria interna, facciamo praticamente tutto noi.